Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Iniziamo a entrare in punta di piedi nelle notti di Milano. È un altro locale dove giro di... Il giro è quello, sono i giri della Milano. Anche lì ho visto delle ragazze che a un certo punto si mettevano in un angolo, stavano lì, aspettavano, oppure tavolate. Sì, sì, ovvio, certo, aspettano. Solo donne che sì, loro vengono vedono abbordate. Loro. Sì, sì, aspettano il pollo da spennare e sanno che in questi ambienti lo trovano facilmente. Magari sono anche, sai, le cose in gruppo, quindi comunque sei con l'amica ti va anche più veloce perché da sola magari ti rompi un po', invece con l'amica ti diverti. Sono ambienti dove non mi vergogno neanche di farmi vedere perché comunque ci vanno tutte là per quello, quindi non è che ci sono una in mezzo a tante. Un'altra serata magari poi sai incontrare tante persone e di solito dopo cena si va, magari in hotel si ha quello che si deve fare e ci pagano. Più o meno il regalino quant'è? Ma di solito minimo 500, minimo 500. E per arrivare a cifre più alte, come può essere anche 3.000, così. Poi dipende, a volte se è tutta la notte o si fa festa, sai com'è, ci si droga un po' e... Anche alla... ogni tanto vado in bagno, mi faccio la mia gota insieme alla mia amica con una persona che, vabbè, ce la dà e... E poi sai, lì te la danno proprio così, come niente fosse. Quindi, e poi vivi meglio la situazione. Io per esempio quando mi drogo, cioè in questi casi sono più tranquilla, più rilassata, mi diverto di più. Poi in questi locali dove ci dovrebbero controllare tantissimo, perché sono gli ambienti che si addice, poi in realtà sono i posti dove controllano meno e anzi, se da domani mettono la polizia alla porta del bagno, la gente non va più a mangiare. Scusami, ma mi stanno chiamando perché in teoria avevo un lavoro tra poco. Pronto? Sì, no, ho finito tardi. Facciamo domani l'appuntamento allora. Alle 8 allora? Ok, ci troviamo là di fronte. Va bene. Porta i preservativi, e non ce li ho. Dai. A domani, ciao. Ecco, per esempio questo era un cliente che devo vedere domani e anche lui mi paga 1.500 euro. Un'ora? Quanto? Per una ragazza che magari ci impiega 10 minuti, apre le gambe e gioco è fatto lo stipendio di una persona normale o anche di più, quindi fai questo un po' di volte e arrotondi comunque 20.000 euro al mese ci arrivi.